Eccoci, porgitori dell'altra guancia, alla quinta puntata della serie su Assassin's Creed, in cui per la prima volta non c'è l'Assassin e nemmeno il Creed. La scorsa volta siamo riusciti a piegare il gioco al nostro perverso e atipico volere, ma vi assicuro che oggi le nostre gesta scomoderanno gli dèi, perché ci aspettano le battaglie navali di Nasso e l'essere sublivellati a Sparta, pregate per me. In quel di Nasso la mia commovente reunion con Mirrin è stata interrotta da personaggio inutile uno, ma a ragion veduta. Delle truppe dell'isola rivale, Paro, sono arrivate a rompere le scatole. E così siamo corsi come il vento o come il limite della velocità a cavallo in zona abitata permette. Trivia, stavo per installare una mod che annulla il limite, ma poi avreste detto che baro e io sono onesto con l'H. Ho cominciato a picchiare gli ateniesi fedeli a Paro o i pari fedeli d'Atene, e la mia ancora di salvataggio di avere sempre una taglia sulla testa mi si è ritorta contro, perché è arrivato il fottuto George della giungla con un leone al seguito. La battaglia a pugni era resa ancora meno divertente dalla debolezza dei miei compagni. Due donne non pacifiste, non in possesso di una lancia di Leonida e personaggi inutili due. Sono morto a causa di quel leone bastardo due volte. Poi sono diventato ricercato numero uno della PETA quando ho inferito sul leone incagliato nella roccia e mi sono messo a sbrogliare un bel problema. Anche se continuano a urlare improperi, i miei compagni non sono ostili verso i soldati svenuti per le mazzate che ho dato loro e non possono essere resi ostili verso di me, ma gli spartani da liberare lasciati sulla spiaggia, sì. Ho approfittato di questa feature, la telecamera non era d'accordo e per protesta ha ballato, infatti, e io ho fatto attaccare un valoroso soldato spartano, dei poveri avversari disarmati e incoscienti. Fatta questa missione, Mirrine ci ha chiesto di indebolire le difese di Paro, il che è stato facile e veloce, lo saltiamo per andare avanti ai punti interessanti, e nel frattempo costei aveva fatto amicizia con quella Pagnizza di Aspasia, la quale ci fa capire che ci sono delle spie della setta nascoste in una grotta e ci comanda di ucciderle. Con la mia esperienza ricavata dall'essere sopravvissuta a centinaia di queste situazioni nella vita reale, sono riuscito a trovare le spie e a stordirle. Il problema è che non possono essere reclutate e si trovano in una zona della grotta inaccessibile ad altri mob. Finora è l'unica situazione virtualmente impossibile da valicare, ma se mi conoscete saprete che in questo canale si tenta l'impossibile e che mi venga un colpo o un modo per andare avanti bisogna trovarlo. Ho trascinato i corpi delle spie fino allo spiazzo dove si accede a questo antro della grotta e ho aggredito i soldati che non mi avevano visto prima, istigandoli a tirarmi le frecce attraverso questa fessura perché, diciamolo insieme, i proiettili come bombe, frecce e giavellotti non guardano in faccia a nessuno. Sono riuscito a sbarazzarmi di questi due mosciacchiotti e a uscire sano e salvo. Prima di fare il rapporto ho trovato questo bug divertente, ma non lo metto come immagine di copertina per fare views facili, contornato dalla scritta BUG e la mia faccia che ride, e ho scoperto che la mia prima missione richiede di distruggere il blocco navale messo da Paro. Come nel secondo episodio di questa serie, non posso rischiare vite poco innocenti, quindi la cosa migliore da fare è stordire tutti i nemici su tutte e tre le navi per reclutarli e poi distruggere le imbarcazioni. Ci è voluto tantissimo tempo. Sono morto più di qualche volta. È la stessa identica situazione che mi capitò l'estate scorsa sul lago di Braies con dei turisti tedeschi in canoa. Ho notato una cosa però. I mob umani affogano, tra virgolette, solo se buttati in mare aperto, mentre se li si butta in acqua da una piattaforma legata o prossima alla terraferma, imparano improvvisamente a nuotare. Prendo per buono che il gioco li faccia morire di paura per gli squali o che li consideri automaticamente il loro nuovo cibo, e così ho accettato dopo svariati santi e tentativi di lanciare i nemici in mare. Non si ottiene esperienza da queste morti non morti, non sale nessun contatore a schermo, per cui non è granché diverso da far eliminare un mob a un lupo infame o a una freccia che passava di lì. Sono tornato alla Drestia e ho fondato le bagnarole vuote, o quasi, non riuscivo fisicamente a reclutare tutti quanti, anche da questi reclutamenti non si ottiene esperienza per qualche motivo, per cui le loro vite appartengono al mare e non vengono calcolate dal gioco. Era giunto il momento della battaglia finale contro il capo di Paro, nonché membro della setta e comandante della flotta. Sono entrato in battaglia con altre navi spartane e nell'assaltare la prima imbarcazione nemica sono stato rapido a regalare agli squali quei quattro gatti che stavano a bordo, così da non farli uccidere dalla ciurma di Giargiana. Un azzardo simile però non potevo permettermelo nelle altre imbarcazioni più grandi, così la mia strategia è mutata nel semplice indebolire le navi nemiche e lasciare che fossero le navi di supporto spartane a sferrare il colpo di grazia. In questo modo, dopo un po', la flotta nemica sarebbe affondata senza il mio intervento. È stato uno shock notare come a fornirmi aiuto fosse la nave degli Spartani più ritardata di tutta la Laconia, che attaccava con una sola salva di freccia alla volta e solo se provocata esplicitamente. Cenno storico, gli Spartani erano incapaci a costruire navi, nel senso che, e non sto scherzando, gli affondava ogni prototipo nel giro di prova. Ma sono sempre stati molto intimi con Corinto, i cui cittadini erano bravi nel mestiere. Come descrive History Channel nella programmazione successiva alla mezzanotte, una nave devastata e pronta all'abbordaggio nel suo habitat naturale affonda spontaneamente se non c'è una nave che la spezzi o la abbordi. Sono stato un bel po' di tempo a fare shipwatching nella speranza di vederla affondare, ma poi ho deciso semplicemente di allontanarmi e lasciare che la natura facesse il suo corso. Nel riportare Mirrine a Nasso ho appreso che un mistero si cela per me a Terra, ma non ci sono voluto andare perché non compare tra le missioni principali, e ho deciso di andare in Laconia. Il problema è che la Laconia ha un livello minimo di 32, mentre io ero appena arrivato al 25.
Ho incontrato Mirini sulla costa e l'ho scortata a Sparta città. Nel tragitto ho avuto un assaggio di quanto è stressante affrontare dei lupi di 7 livelli più forti e nell'arrivare alla nostra vecchia casa ho ritrovato Brasida che ci ha detto che Sparta se l'ha ripresa perché Cassandi, evidentemente rinunciando alla violenza, ha perso la cittadinanza. I tempi non cambiano, per avere un favore da chi comanda devi fare il lavoro sporco per lui, ma ho pensato di livellare un pochino prima. Sono arrivato a livello 26 e per ottenere le punte esperienza facile sono andato incontro al segreto su Terra. Ho scoperto Atlantide, è partita una lunga e pallosa scena nel presente e invece niente, neanche un XP mi ha dato, vabbè. Così per protesta ho fatto la prima missione overlevel di Sparta. Distruggere delle rastrelliere e uccidere un traditore, ma in un presidio di livello 32. Andrò rapidamente, ma sapete che ci ho speso più tempo in questa sezione che non tagliando con un cucchiaio il mio fottutissimo spec. Mi sono trasformato nel Sam Fisher di cui tutti hanno bisogno un'altra volta e sono riuscito a stordire soltanto il mio bersaglio. E non avendo la possibilità di spedirlo nel buco nero che ho sulla nave, ho trasportato il suo corpo senza farmi vedere o quasi da tutto il presidio nella cava di marmo. Poi l'ho fatto ammazzare a un lupo infame. E poi ho scoperto che forse questa missione non era neanche obbligatoria. Offscreen, sono salito fino a livello 29 e ho abbassato la difficoltà a normale con scaling medio. Nel fare gli occhi dolci ai due re di Sparta mi sono state assegnate altre missioni ad Albero e sciogliendomi dai miei obblighi in Laconia ho completato le missioni a Nasso e a Sparta senza uccidere nessuno. La prossima volta vedremo tutte le quest ad Albero appena assegnate, quella che riguarda le Olimpiadi, quella che richiede di trovare un membro della setta in Arcadia e quella che manda la conquista della Beozia.